Anche a Pavia si è voluto ricordare il centenario della morte di Ferruccio Ghinaglia, ucciso nel 1921 a soli 22 anni, in un agguato fascista in Borgo Ticino. Studente universitario e alunno del Collegio Ghislieri, Ghinaglia fu al fianco degli operai pavesi durante l'occupazione delle fabbriche e divenne il primo segretario provinciale del neonato Partito Comunista. La sua figura e la sua storia sono diventati un simbolo dell'antifascismo. Il 21 aprile, giorno del suo omicidio, Rifondazione Comunista ha voluto deporre un mazzo di fiori sul monumento a lui dedicato. Ferruccio Ghinaglia veniva dal Partito Socialista Italiano, dalla Federazione Giovanile del Partito Socialista Italiano. Era uno che fin da giovanissimo si era battuto per la pace e contro la guerra e che nel gennaio del 1921 lui, segretario della Federazione Giovanile Socialista, rompe con il Partito Socialista e aderisce al Partito Comunista d'Italia. Una scelta che fu condivisa da tantissimi altri giovani. La cosa importante di quell'epoca era valorizzare non tanto e non solo la sua figura, ma tutte quelle centinaia, quelle migliaia di persone, soprattutto di giovani, che in quell'epoca decisero di tentare di cambiare radicalmente questa società. La battaglia in cui lui si impegnò insieme a tanti altri giovani non era solo quella per la libertà, che sicuramente era un aspetto importante della sua battaglia politica e della sua cultura, ma era soprattutto una battaglia per la pace. L'Italia era appena uscita da una guerra devastante, con decine, centinaia di migliaia di morti e quasi 1,5 milioni di mutilati, ma soprattutto lui aprì una battaglia per modificare radicalmente la società. Quello per cui lavorava era una società più giusta, più equa, e cioè una società dove vigesse il principio che vale di più il valore della collettività che non di quello dell'individuo.